Da qualche giorno l'intera Sardegna è tappezzata con questi manifesti. Stop alle sovvenzioni. Il gruppo Tirrenia riceve circa 182 milioni di euro l'anno per la continuità territoriale con le isole. I sardi devono essere coinvolti e rappresentare le loro esigenze. Ai sardi spetta stabilire il livello quantitativo e qualitativo del servizio sovvenzionato. Mobi offre il viaggio gratis a tutti i sardi il 20, 21 e 22 ottobre. Andiamo ad Olbia per saperne di più. Mobiline S.p.A. è una compagnia di navigazione italiana, fondata da Vincenzo Onorato nel 1982, ma fu Achille Onorato ad iniziare ben 120 anni fa con i collegamenti con le isole minori. Attualmente è presente con le navi traghetto a Genova, Livorno, Civitavecchia e Piombino per raggiungere Sardegna, Corsica e l'isola d'Elba. Vincenzo Onorato, presidente ed esponente della quarta generazione della dinastia familiare, è noto alle cronache, oltre che per la sua attività imprenditoriale, per la sua blasonata carriera velistica e per la sua partecipazione all'American's Cup con mascalzone latino, Team Velico, formato nel 1993 dallo stesso Vincenzo. Una delle condizioni indispensabili per lo sviluppo è rappresentata dalle infrastrutture. La sinergia fra cultura, territorio e infrastrutture crea economia. Ma parlare di questo nella nostra Sardegna è ancora un'utopia, perché non si è ancora sviluppata una reale condizione per la continuità territoriale. E con la provocazione di Vincenzo Onorato andiamo a sentire che cosa ha da dirci. Laureato in economia marittima, imprenditore di successo ed anche un po' mascalzone provocatore. Ma io direi soprattutto marinaio. Lasciamo fuori il laureato e il mascalzone e l'imprenditore. Continuo a essere un marinaio, è quello che mi sento di più di essere. E in base a questo concetto che abbiamo visto l'intera Sardegna tappezzata di manifesti? Beh, questa è una cosa diversa. Siamo in un momento storico estremamente delicato. Lo Stato sta per rinnovare la convenzione sui trasporti marittimi per le isole, quindi per la Sardegna, con la Tirrenia. Io ritengo che questo sia assolutamente illegittimo, perché una convenzione, una gara, deve avvenire il rinnovo di una convenzione attraverso una gara, così come indica la Comunità Europea. Allora, quella che tu chiami provocazione in realtà è uno stimolo per enfatizzare ai sardi che il futuro dei loro collegamenti non viene deciso qui in Sardegna ma a Roma, e che loro devono, è il loro diritto e il loro dovere essere partecipi nella formazione del programma futuro dei collegamenti per la loro isola. Ma io chiedo l'applicazione delle norme europee, tutto qui. Cioè, dico alla Sardegna, agli amici sardi, una parte della mia famiglia è sarda, non dimenticarlo. Signori, ci sono delle leggi europee che dicono che ci vogliono delle gare per l'assegnazione di questi servizi, delle gare aperte a tutti i vettori europei. Non è concepibile che lo Stato italiano rinnovi attraverso una procedura privata tra Stato e compagnia pubblica la convenzione. La fine del monopolio Tirrenia, soprattutto nei collegamenti tra Cagliari ed il continente, renderà possibile raggiungere Civitavecchia in 7 ore da Cagliari e Livorno in 11 ore. Ha 28 nodi di velocità, con servizio di qualità e con un risparmio di costi, evitando soprattutto l'attraversamento quotidiano della Sardegna da parte di 400 tir mandati dal sud dell'isola ad imbarcarsi ad Olbia. E Fisio, sei contento di Tirrenia? Ma no, non sono contento, perché ci vorrebbe una nave cargo che da Cagliari vada per la Toscana, perché ogni volta che devo viaggiare devo venire a Olbia obbligatoriamente.
La Mobi lancia una sfida e offre 3 giorni di viaggi gratuiti, ma soprattutto chiama i sardi ad esprimere la loro opinione. Adriano, sei felice di Tirrenia? Non tanto. Perché? Perché ho viaggiato tante volte, però non ho avuto le soddisfazioni che ho avuto con altre navi. Pia, sei felice di Tirrenia? No, per niente, perché noi abbiamo approfittato di questa occasione proprio per dare il cosiddetto schiaffo alla Tirrenia, che da tanti anni non fa altro che dare un pessimo servizio alle navi, delle navi e anche di tutto, insomma, i sardi che purtroppo devono utilizzare le navi per andare appunto in continente. Possiamo unirci alle apprensioni dei sindacati per quanto riguarda la preoccupazione per i posti di lavoro del personale Tirrenia se non dovesse venire rinnovata questa concessione, chiamiamola così, anche se ho preso informazioni, mi risulta, mi corregga se sbaglio, che il personale a bordo Tirrenia consta di 68 membri. La vostra Mobi viaggia con 107. Sotto questo punto di vista non c'è alcun problema nel rispetto dei contratti e dell'occupazione. E quindi i sindacati devono stare più che tranquilli. Un'apprensione, se io fossi a posto dei sindacati, sarebbe quella di accelerare il processo di privatizzazione. Ma qui non bisogna tagliare posti di lavoro. In Tirrenia vanno incrementati i posti di lavoro a bordo, perché in particolare nella sezione dei servizi di camera, nei servizi alberghieri. Io uso una metafora parlando un po' della Tirrenia. Io dico che la Tirrenia è una sorta di Ferrari con le ruote sgonfie e ci vuole un'iniezione di managerialità che l'attuale vertice dell'azienda non sono riusciti a dare per poterla rilanciare. Dottore, sei felice di Tirrenia? No, proprio no. Come mai? È che ci sono stati diversi disappunti, diverse cose che comunque non ci hanno reso felici della traversata che stiamo facendo. Per quanto riguarda guasti, perdite di tempo, cambiamento di biglietti, insomma, non ci sono mai venuti incontro proprio perché sanno di avere comunque la copertura dello Stato o della Regione e quindi ci trattano male, questo è sicuro. Approfittiamo della Mobi? Ma la Mobi è sempre stata una società che ha rispettato i passeggeri. Purtroppo a Cagliari abbiamo una sola linea, Cagliari-Civitavecchia, e siamo obbligati a prendere la Tirrenia, perché se la Mobi l'avessi avuta a Cagliari avrei sempre la Mobi. Onestamente non ce l'ho con la Tirrenia, però siamo stati trattati male, per cui se c'è un'alternativa ne approfitto volentieri. Anzi, sono stato io a dire alla Tirrenia: beato il giorno in cui ci sarà un'altra società che possa alternarsi alla Tirrenia, così potremo scegliere. Se c'è questa opportunità io ne approfitto e scelgo di viaggiare con Mobi. Vincenzo, quanto a cuore mi sembra che entrambi abbiamo un'idea in comune, ma anche un sentimento. Ci sentiamo sardi anche se non siamo nati in Sardegna. E personalmente io ho notato che su questo popolo da millenni si abbatte sempre un qualsiasi diktat dall'altro, ma ho capito anche leggendo questi tuoi manifesti, questa tua provocazione, che inviti i sardi a prendersi la responsabilità, la decisione che sia veramente presa da un popolo e non da ciò che viene da un'istituzione o da una politica. Ma guarda, la raccolta delle firme, tra l'altro io sono meravigliosamente sorpreso perché l'iniziativa parte oggi e già abbiamo raccolto oltre 10.000 firme, quindi è veramente incredibile e i dati corrono da momento a momento. È quello di, spero, di far nascere e sottolineare la coscienza in tutti i sardi che le decisioni in merito ai collegamenti marittimi della Sardegna spettano e toccano di diritto a loro e a nessun altro. E come la mettiamo con la concorrenza?
cosa diciamo alla Tirrenia? Anche la Tirrenia per par condicio dovrebbe dire la sua. Esatto, e per questo sarei felice che il nostro prossimo incontro tu ospitassi sia me che sia l'amministratore delegato Franco Pecorini in un talk show a Cagliari, magari alla presenza dei sardi che possono fare delle domande sia a me che sia a Pecorini, per un confronto chiaro, aperto e leale. Dottor Pecorini, questo è un invito pubblico, la invitiamo a partecipare. Se non c'è sangue, non c'è business, perché chi paga vuole l'anima. L'intera Sardegna è chiamata in causa e finalmente tutti i sardi possono esprimere il loro parere. Vedete il sito della Mobi segnalato in sovrimpressione. Io vi aspetto la prossima settimana.